Buonasera, saluti, ben trovata. Buonasera a tutti. Siamo qui a tutto volume, un'altra piccola tessera di mosaico che costruisce questo bel castello progettato e voluto dal nostro vice sindaco e dell'amministrazione comunale di Piano di Sorrento. Dottoressa, le cicale e le civette, ma generalmente, popolarmente si dice cicale e formiche. Già. Chi mangia e chi consuma, mentre invece qua partiamo con le civette. Partiamo con le civette, è interessante perché dovete sapere che io amo moltissimo i miei pazienti, ma utilizzo spesso l'ironia come strumento anche di comunicazione con loro. E il titolo di questo libro, che ho cercato per questo libro, è proprio riferito alle caratteristiche di questi animaletti graziosi, no? Perché tutti conosciamo la favola della cicala e la formica, laddove la cicala è diciamo così, definito come un animale un po' irresponsabile, no? Un po' scapocchione, diciamo. E dunque queste caratteristiche appartengono molto alle dipendenze, in particolare alla ludopatia. L'azzardopatia è caratterizzata proprio da questo grado di irresponsabilità di fondo, no? Anche in persone adulte, padri di figli, che permangono un po' in questo atteggiamento di poca maturità. Dottoressa, di chi non stima le conseguenze. Ma io guadagno diciamo quattro assi tra le mani, mi emoziono. Se si emoziona, una medicina ci che mi fa calibrare. Non preoccupare se questo le provoca questa sensazione, dobbiamo un po' indagare. Per i ludopatici ci sta una medicina specifica? Non esistono medicine per le dipendenze. Esiste desiderare molto essere felici e stare bene. Claude Oliverstein diceva non esistono drogati felici. E io in 40 anni di attività non ne ho visto neanche uno. Volevo concludere che... È vero quel fatto che attende la sconfitta, vuole la perdita. Sì, intanto, la rincorsa delle perdite è una fase della, diciamo così, della patologia, è una fase proprio della malattia. E a un certo punto per il giocatore non importa più se vince o perde, importa che continua a giocare. Intanto, tra virgolette, piovete come il cacio sui maccheroni. Perché la nostra amministrazione comunale, quando scoprimmo che in dei locali nella nostra piazza e del nostro comune andavano via annualmente qualcosa come 140 milioni di euro, allora si accese una lampadina, non so che cosa è successo, ma in più di questi locali queste macchinette sono scomparse, queste salette laterali, sì. Questi privé, sì. Sono scomparse e quindi dobbiamo dare atto all'amministrazione di questo fatto, è vero, signor sindaco? È una grande novità per la costiera. Ma assolutamente, anche perché poi c'è questa contraddizione in termini, no? Dove da un lato lo Stato autorizza l'apertura, certo, di sempre più sole gioco, sì, e dall'altro lato spende milioni di euro per la cura dell'autopatia. Certo. Sono due cose che non possono conciliare, non si possono conciliare. Quindi c'è questa assoluta contraddizione nei limiti dei poteri che hanno gli enti locali di poter limitare ovviamente spazi, distanze da scuole, da enti ecclesiastici. Gli enti locali devono fare, provare a fare, porre un argine. Poi è evidente che c'è tutta una rete da costruire perché la ludopatia è diventata veramente un elemento di grande distinzione. Molto mi soffermo a guardare la grande sofferenza di giovani, ma anche di pensionati, divorano le loro è una sofferenza, guardi, questo è un tipo di sofferenza che non guarda in faccia a nessuno, purtroppo, per fortuna. E l'età media dei miei pazienti, mediamente, sono maschi intorno ai 40 anni, sono padri di famiglia, gente che sono normalmente inserita, quindi che ha, diciamo così, una collocazione sociale ancora in qualche misura visibile. E poi c'è la fascia degli anziani e la fascia delle donne anziane che afferiscono molto poco ai servizi, perché in realtà per la donna qui in Italia è molto più problematico trovare il coraggio di, insomma, di curarsi. Sì. Ma anche riconoscere la patologia, sì, è veramente, veramente drammatico. Si dovrebbe fare molto parlare soprattutto ai ragazzi, anche perché poi la dipendenza riguarda anche l'affettività, quindi c'è tutta una sfera da esplorare,
Ecco, da approfondire, credo che bisogna accettare tanto da fare. Bisogna lavorare a più oggi, livelli, no, e ma poi anche in rete, secondo me, in rete tra istituzioni, famiglie, io scuole. Sono molto contenta di apprendere che insomma, l'amministrazione apre gli occhi su questo fenomeno, perché noi addetti ai lavori eravamo proprio abituati ad ascoltare insomma, i vostri sindaci, salvando la faccia del sindaco Ruggero e di qualcun altro di coscienza, ma in costiera si sentiva dire ma d'accordo, ma questo problema noi non ce l'abbiamo, no? E quindi è veramente una svolta, perché già è chiaro che noi addetti ai lavori miriamo all'eliminazione di tutti questi dispositivi che possono produrre dipendenza, ma prima di questo diciamo è già molto far rispettare la legge, cioè rispettare le chiusure, consentire alla persona di interrompere il flusso di gioco per alcune ore, perché ci sono dei fondamenti chimici, no? La produzione di dopamina nel cervello, e a un certo punto si deve interrompere, perché altrimenti poi la dipendenza va in atto. Oppure riuscirla a traghettarla in un altro porto, in una questo è già un lavoro, diciamo, è un lavoro più profondo, ecco. Già la persona che si rende conto di avere una mancanza di libertà, una mancanza di gestione, prima che la famiglia vada sotto sopra, è chiaro che è un numero di persone si rivolge ai servizi e là si interviene. Ma io proprio con questo piccolo contributo voglio proprio mettere la luce su quelle dipendenze che sono invece nascoste, come la dipendenza affettiva, che spesso accompagna la ludopatia, perché accanto ad ogni ludopatico c'è una dipendente affettiva, una o più dipendenti affettivi, c'è uno squilibrio, c'è una codipendenza, c'è qualcuno che in perfetta buona fede e volendogli bene non fa che nutrire con manovre, diciamo così, maldestre la dipendenza del congiunto. Dunque, intanto vi lasciamo al pubblico, tra qualche minuto inizia la vostra presentazione, quella di Giovanni Ruggero, sindaco di questo, ex sindaco e ancora molto impegnato nel mondo e le dipendenze in generale, quindi è la persona più adatta, peraltro credo che abbia anche in un certo senso dato un suo contributo anche alla preparazione di questo libro, una testimonianza, quindi non solo modererà, ma credo che darà il suo contributo. Signor Vice Sindaco, mi permetto di dire che è nel panorama di a tutto volume, capita al posto, è l'unico volume, tratta delle cose, un argomento particolare, non solito, quindi molto spesso troviamo delle pubblicazioni che si soffermano su un argomento e quindi le incontriamo una prima, una seconda, una terza, ma in questo caso qua è una, quindi dobbiamo ben affondare il pensiero e diffondere questa idea, questa volontà di... Grazie di questo tempo. Ringrazio veramente la professoressa. Thank you.